Buongiorno stelline, anzi buon pomeriggio, sono la bellezza delle 4:20, quasi le 4:30 e oggi ho deciso di iniziare un vlog per stare un po' in vostra compagnia perché sono sola, insomma Federico è con suo papà, Riccardo è al lavoro, io sono qui con la mia fagottina e che mi guarda come dire. Ma con chi parli? Giustamente si dovrà abituare alla mamma che fa i vlog. E ho anche voglia di fare merenda perché lei, appunto, l'ho già allattata, ha già mangiato, ha già fatto tutto quello che doveva fare, ha già cambiato. Adesso lì tranquilla nella sua sdraietta. E ho pensato: perché non mangiarmi un bel gelatino, visto che ne ho anche voglia, in compagnia delle mie stelline mentre rispondo alle loro curiosità? Bene sì, perché se ricordate vi avevo chiesto un po' di tempo fa di farmi delle domande per girare un video ask che poi per una serie di motivi ancora non sono riuscita a girarvi. Quindi ho pensato di cogliere l'attimo, o meglio di questa giornata più tranquilla per me e chiacchierare con voi in maniera molto. Insomma, questo sarà un ask, un vlog, barra tutto, ecco, quindi quello che viene viene, però almeno rispondo alle vostre curiosità. Allora, i gelati che avevo comprato con Federico qualche giorno fa sono questi qua e sono buonissimi. Aiuto, con una mano è un po' difficile. Gnammi. E tu cosa dici alla mamma? Eh? Cosa fa questa mamma che parla con la videocamera? eccoci qua. Allora, direi intanto di assaggiare questo Magnum. No, come si chiama? Sì, mi pare Magnum Dare to Go Double. Cioè, proprio con tanto di carta, proprio super. Assaggiamo. Buonissimo. Allora, ho qui tutte le vostre domandine. Iniziamo con: che nomi ti sarebbero piaciuti per altri maschietti e femmine? L'avevo già detto in qualche video. Comunque, se era un maschio avremmo voluto Emanuele, se era femmina Emily o Giulia. O ce n'è un altro che mi sfugge. Comunque. Forse Alessandra, però ce n'era ancora uno che non ricordo, sinceramente. Ciao Roby, innanzitutto tantissimi auguri, grazie. Fede, come si trova con la sorellina? L'ha presa bene? Assolutamente sì, siamo rimasti veramente molto molto colpiti da Federico perché, a parte il fatto che lui voleva proprio una sorellina femmina, perché mi ha sempre detto appunto che lui vuole essere l'unico maschio per me e quindi tenero. E quindi è contentissimo lui di avere una femmina, una sorella. Ovviamente l'ha presa strabene e soprattutto è molto molto responsabile, ci aiuta tantissimo, lo coinvolgiamo molto. Lui è proprio contento. Com'è vivere questa esperienza con un membro in più nella vostra famiglia? Allora, su questa domanda, secondo me ci sarebbe da fare un video dedicato, proprio apposito. Fatemi sapere se vi può interessare, perché è molto vasto come argomento, non è per niente semplice, secondo me, l'arrivo di un bimbo in una coppia, anche perché tenete conto che sì, avevo, cioè, c'è anche Federico, però per noi è un po' come fosse il primo figlio, perché. Bene o male, anche se io ho già un figlio, appunto Federico, ogni tanto è dal papà, quindi io e Riccardo comunque avevamo dei momenti di solitudine per la coppia, guardarci un film abbracciati, il cinema, il ristorante, momenti per noi, le terme o anche solo guardarsi un film a casa, per dire. Quindi tutte cose che vengono sconvolte dall'arrivo di un bebè. Quindi non è stato facile per diversi motivi, non soltanto per l'arrivo di Alessandro, c'è stato un po' uno squilibrio. Magari un giorno ve ne parlerò, per il momento ancora non mi va, però non è così semplice, ecco, non è stato semplice, adesso siamo in salita, però non è stato facile.
Come mai hai pensato di avere una figlia? Come famiglia siete stupendi tutti insieme, mi salutate. Ciao Gloria Ciao 2006, che mi chiede di salutarla. E ho pensato di avere una figlia, è arrivata una figlia, poteva essere anche un figlio, però diciamo che per noi è più un coronamento d'amore un figlio rispetto a un matrimonio, noi la vediamo così. E quindi abbiamo iniziato a provarci, insomma, e poi è arrivata appunto lei. C'è chi preferisce coronare sposandosi, io e Riccardo abbiamo preferito fare così, insomma. Se tu avessi un problema, come lo racconteresti ai tuoi figli? Bella domanda. Che buono. Avevo proprio voglia di qualcosa di fresco. Scusate queste pause, ma non mi piace parlare con la bocca aperta. Comunque, parlare, mangiare, parlando, insomma, ci siamo capiti, avete capito. Io credo che se avessi un problema ai miei figli, cercherei di essere il più sincera possibile. Poi dipende di che problema si tratta, ovviamente. Valuterei comunque nel limite del possibile di dire sempre la verità, perché secondo me è la cosa più giusta. Poi si può dire in maniera più soft, meno soft, però secondo me la verità è sempre la migliore cosa, perché poi i bambini non sono stupidi, anzi a volte sono più svegli degli adulti e quindi captano comunque se tu non gli dici qualcosa, lo sentono proprio. È una bimba bellissima, grazie. Io ho 17 anni e una bimba di quasi un anno. Augurissimi, sei giovanissima. Come fai a coincidere tutto della tua vita? Ma non date per scontato che io riesca a far coincidere tutto nella mia vita, anzi. Il brutto, tra virgolette, del guardare video su YouTube, e ve lo dico anche per esperienza personale, perché anch'io quando guardo i video delle mie preferite, no, su YouTube, mi sembra sempre che la loro vita sia meglio, che loro riescano a organizzarsi meglio, che loro abbiano tutto più bello, ma non è così. Non fatevi incantare dalle apparenze, perché ricordatevi che su YouTube si fa vedere quello che si vuol far vedere, soprattutto nei momenti migliori della propria vita, della propria giornata, quindi sono piccoli sprazzi qui e là. Quindi magari voi non vedete mai una litigata in una coppia che sta su YouTube, ma non è detto che quella coppia non litighi, ecco, questo intendo dirvi. E qui appunto anche che mi viene chiesto come faccio a far coincidere tutta la tua vita nella mia vita, chi vi dice che io ci riesca, insomma, non è così facile. Poi, raga, di ne hai avute? Se sì, come lei curate oppure prevenute? Dopo vi faccio vedere una crema della mustela, no, della medela, 100% naturale, che mi è stata consigliata al nido in ospedale, proprio dalle ostetriche, infermiere, eccetera, per curare appunto le ragadi durante l'allattamento. Sì, le ho avute solo i primi giorni, dopo una settimana così sono andate via anche grazie a questa pomata. E la cosa carina è che è 100% naturale, quindi anche il bambino durante la suzione non va a avvelenarsi, tra virgolette, perché è naturale, non gli fa assolutamente male. Comunque dopo, tanto essendo un vlog, ve la faccio vedere. Prima di tutto vi mando un bacione grande, grazie, ricambio. E la mia domanda è se Federico è geloso di Alessandra. Assolutamente no. A meno che si è distrutto. A meno che sia veramente molto molto bravo a nasconderlo, io vi dico di no. Forse anche perché noi lo coinvolgiamo molto, la facciamo comunque prendere in braccio, la facciamo giocare con lui gli fa le facce, la fa ridere, scherzare, quindi non è che lo mettiamo in un angolo e ci culliamo la bambina. È ovvio che così poi nascono le gelosie. Noi cerchiamo di coinvolgerlo, di fargli vedere il bagnetto, se magari la devo lavare velocemente così in bagno gli chiedo una mano, magari di versarmi il detergente, insomma di aiutarmi. E quindi lui si sente un po' il fratello maggiore, quello che è giusto che sia, anche se ha un'età tenera, perché ha solo 6 anni, però ci dà una grossa mano e quindi non si sente geloso, si sente partecipe, ecco. Quindi
ciò che diamo uno cerchiamo di darlo anche all'altro, ok? Che lei adesso è piccola, però questo è il nostro principio, ecco. Cosa c'è? Amore! Ride, lei ride sempre, ride tantissimo. Poi, aspettate che le metto il ciuccio. Allora, quella dopo è: sei fantastica, hai fatto video del parto? Se no, perché? Ho fatto un video in cui racconto il mio parto. Se mi ricordo ve lo metto nell'info box. Comunque, se scorrete giù nei video lo troverete. E se intendi proprio video del mio parto, no, perché credo sia una cosa troppo intima e troppo personale. Tu e Riccardo siete sposati? No. Poi, com'è stato il parto? Anche lì guardatevi poi il video dedicato. Ti sei ripresa dal parto oppure ancora no del tutto? Mi sono ripresa. Fisicamente ovviamente ci andrà almeno un annetto tempo che il fisico riprende totalmente, no, le sue sembianze umane. Però no, vabbè. Mi sono ripresa, l'unica cosa che è durata tanto, visto che ho fatto tante docce calde perché le ostetriche me lo consigliavano per aumentare la dilatazione in maniera abbastanza rapida, visto che stavo malissimo. Ho fatto tante docce calde con le contrazioni, quindi avevo male, eccetera, eccetera, al buio, come mi consigliava l'ostetrica, quindi al buio per rilassarmi con la torcia del telefono accesa, eccetera, eccetera. E ogni tanto quando mi capita di farla qui a casa così al buio, quindi per rilassarmi un attimino, mi tornano i flash di quella doccia lì in ospedale, quindi ogni tanto sì, diciamo che psicologicamente forse non l'ho proprio superata al 100%, ma quasi, insomma, ormai sono passati quasi 3 mesi. Come si vestono i neonati a dicembre? Direi tante tutine in ciniglia e dei sacco a pelo, come si chiamano, sì, quelle, non mi viene il termine perché con lei, essendo nata a marzo, le usate poco, però direi tutine in ciniglia, cose un po' più pesantine, insomma, tutone. Si riesce ad uscire ovunque con il piccolo? C'è un tempo massimo? Io il tempo massimo mio è di 2 ore e mezza/3, perché allattandola in maniera esclusiva da me, ovviamente in giro non sono una che a cui piace sfoggiare, no? Cerco di evitarlo, e quindi sì, 2 ore e mezza/3. Hai mai avuto paura di non essere in grado di fare la mamma per Alessandra? Sì. Sono paure normalissime. Avevo paura di non riuscire a gestire l'amore per 2 figli anziché di uno. Mi faceva un po' effetto la cosa, solo al pensiero. Poi devo dirvi la verità, una volta che è nata è venuto tutto in maniera automatica, e più che dividersi l'amore si è semplicemente moltiplicato, e quindi non è cambiato poi nulla se non amore anche per questa bimba meravigliosa. Quanto siete belle, grazie mille. Nessuna domanda, ma volevo solo dirti che nei tuoi occhi c'è tanto amore, felicità e serenità. Non sempre è così, però sono felice comunque della mia vita, non mi manca nulla, insomma, una bimba bellissima, anzi 2, sani, che stanno bene, un cane, una casa, un compagno, insomma, sono non posso lamentarmi. Però sicuramente anche io i miei momenti, insomma, di infelicità, di crisi, insomma, tutti capita. Ha fatto male tutta la gravidanza? Assolutamente no. Salute. Momenti fastidiosi, ecco, principalmente dei fastidi, ma dolore no, forse verso la fine, ecco. Richieste di video, recensioni, pannolini e salviette, il mio trio li farò. Consigli per il parto? Non mi sento di dare consigli, per un semplice motivo, che ogni parto è a sé. E soprattutto ognuno di noi ha una soglia del dolore diversa dall'altro. C'è chi sopporta di più e magari lo trova un po' più facile, chi ha la soglia del dolore più bassa e lo trova una roba estrema. Quindi non saprei, non credo di essere un'ostetrica o una persona abilitata per darvi dei consigli sul parto. Sicuramente tanti respiri profondi e tanto autocontrollo.
Poi. Non è una domanda, ma ci tenevo a dirti che sei una mamma di una dolcezza infinita, sei fantastica, grazie mille. Come vi siete conosciuti tu e Ricky tramite amici comuni? Ci sono dei video che abbiamo fatto, ask di coppia, andate a cercarli nel canale, comunque troverete delle risposte più mirate. Ciao, sei una persona stupenda, grazie. Partorire è doloroso, già risposto, è soggettivo, io l'ho trovato parecchio doloroso, estremamente doloroso rispetto al mio primo figlio. Perché il primo figlio è stato un parto più veloce, essendo che è stato indotto, invece lei è stato un parto totalmente mio, naturale, quindi è durato di più il travaglio e sono arrivata un po' sfinita. Sul trio, sul passeggino, siete stupende, grazie, sì, ve lo farò. Come posso trovare il coraggio a dire alla persona più importante della mia vita che lo amo? Ma guarda, in tutti questi... Finito il gelato, purtroppo. In questi miei 32 anni di vita ti posso dire che se c'è una cosa che ho imparato è di cercare di essere se stessi il più possibile, quindi diglielo a cuore aperto, ti devo parlare e glielo dici. Proprio lasciati andare, credo che sia la cosa più giusta. Bellissimo, un bacio grande, grazie. Devo dire a un ragazzo che lo amo, ma ho paura per di più è il mio vicino di casa. Che posso fare? Se sei tra virgolette timida, quindi non riesci a essere troppo diretta, puoi fare un biglietto, una lettera. Insomma, ci sono mille modi, dipende un po' come sei tu. Ok, io il primo mese ho versato qualche lacrima, ero cotta. Assolutamente sì, qualche lacrima, ne ho versate a flotte di lacrime, ma avremo modo poi di parlarne in un video magari dedicato, perché ci tengo comunque a raccontarvi di questi 2 mesi un po' strani, un po' difficoltosi, non lo so, in tutti i sensi. Amo vedere i tuoi video, grazie. Ci saranno mukbang, la piccola è stupenda. Sì, ho fatto poi dei mukbang successivamente a questa tua domanda, quindi li troverai. Mi pare sul sushi, quindi. Che crema se la usi per proteggere i capezzoli da odiose ragadi? Dopo ve la faccio vedere, già risposto, siete meravigliose, grazie mille. È vero che quando si hanno 2 bimbi l'amore non si divide ma moltiplica, appunto, dicevo prima, assolutamente sì. Una volta che allatti fa male, primo figlio in arrivo a fine agosto. No. Subito non fa male, dopo un po' ovviamente il capezzolo si irrita e quindi vengono fuori queste ragadi, queste feritine, che però se ben curate in una settimana vanno via, quindi non ti preoccupare, non è nulla di così tanto doloroso, ci va un po' di pazienza. Farai la morning e la night routine dopo l'arrivo della piccola? Un bacione, assolutamente sì, è un video che richiede tanto editing e tanto tempo, quindi lo sto un po' rimandando, ma intendo farvelo presto, ecco, credo che sicuramente in giugno ve lo farò. È una bambola Alessandra, che tenerezza guardarla, grazie. Hai un bimbo più grande, ti seguo da poco, ma ho visto dei commenti. Un bacio all'altro bimbo. Sì, ho un bimbo più grande di 7 anni, si chiama Federico. Non lo posso filmare, rispondo già qui per la 300ª volta, però capisco che ci sono sempre nuove iscritte, quindi queste domande me le ritroverò all'infinito. Però Federico non lo posso filmare perché non è figlio di Riccardo. Io e Riccardo abbiamo Alessandra come figlia insieme e Federico, io sono stata con un'altra persona, sono separata, divorziata, eccetera, e quindi questo figlio, cioè il papà di questo bimbo, non ha piacere che io condivida sui social e su YouTube la sua immagine, quindi lo devo rispettare, insomma. Quindi non lo vedrete. Segui una dieta per rimetterti in forma? Capirei dal gelato, assolutamente no. Per il momento, perché sto allattando e comunque sto perdendo peso naturalmente allattando. Sono fortunata, devo dire che sto andando sempre più giù, mezzo chilo oggi, mezzo chilo domani, cioè vabbè. Ma mi è successo anche col primo figlio. Io calo allattando, anche in gravidanza non sono, ho preso 2 kg, quindi proprio io sono fatta così. Sei già dimagrita e sei stupenda, grazie mille. Non è una dieta, quindi non mi abbuffo, ecco, mangio in maniera abbastanza normale.
come mi avete gentilmente fatto notare, magari eccedo con qualche zucchero in più, la briochina, la cosina, ma vedendo che non ingrasso, anzi perdo comunque peso, me ne sbatto abbastanza. Poi sicuramente quando smetterò di allattare vorrei fare un lavoro di mantenimento o comunque una piccola dieta per mantenere, insomma. Di travagli hai passato, se non mi sbaglio, 15, mi pare. Qua c'è un'altra domanda doppia. Quando ti sei messa con Riccardo? Sei sposata? Non sono sposata, come dicevo prima. Mi sono messa con Riccardo nel 2014. Quindi sono quasi 5 anni. Formazione, siete una bella famiglia. La piccola è una stampa di papi. Sì, me lo dicono in tanti che a primo impatto assomiglia tanto al papà. Ma tanti dettagli miei. Se voi vedereste modo di vedere una mia foto di quando ero piccola, vedreste quanto mi somiglia. C'ha proprio dei dettagli, il nasino un po' all'insù, le guanciottine, avevo anch'io tanti capelli, insomma. È proprio un buon mix tra me e Riccardo, però sì, a primo impatto assomiglia al taglio degli occhi più di Ricky. Io li avevo più a palla da piccola. Consigliare la mia, però non mi sento di dirvela perché, a parte che sono cose personali, ma poi comunque non siete della mia città, quindi... Poi, è stato doloroso partorire, già risposto. Il secondo parto è stato più semplice rispetto al primo? Assolutamente no, per me è stato peggio il secondo. Ricordo Federico e Riccardo? Assolutamente sì, vanno molto d'accordo, giocano molto insieme. Ovviamente sempre, mi chiede sempre quando torna dal lavoro, ha voglia proprio di giocare con lui, sì, si vogliono molto bene, sicuramente vanno molto d'accordo. Il ciclo ti è già arrivato? No, ancora no. Come vedere, Fadi ha già risposto. Avete la macchina, come fate? Allora, c'è da aprire un dibattito. Farò un video dedicato su noi e la macchina, perché sembra che per alcune di voi sia un grosso problema che noi non abbiamo la macchina. Raga, vive tranquillamente anche senza macchina. Come fate senza macchina? Si va avanti comunque senza macchina. Una volta la macchina non esisteva neanche, cioè, voglio dire, adesso ci siamo abituati all'avere sempre il sedere seduto, come si può dire, no? E volevo dire il culo, ma non volevo essere proprio così esplicita, ragazze. È tutto fare, in qualche modo si fa. Per il momento non c'è possibile avere una macchina, arriverà prima o poi. La patente ce l'abbiamo, guidiamo entrambi, non vi preoccupate, dormite serene. Ignoranza, ma i mega assorbenti dopo il parto a che servono? Il ciclo non ti arriva dopo? Servono perché dopo che si è partorito si ha l'emorragia. Comunque sei fantastica, io ti adoro, grazie mille. Morire a breve, mi chiedo sempre come saranno i primi giorni in ospedale. E con questa domanda si concludono. I primi giorni in ospedale tranquillissimi, nel senso che io poi sono stata fortunatissima, mi sono trovata benissimo in questo ospedale della mia città, e i primi giorni sono molto tranquilli, nel senso che il bimbo verrà visitato ogni giorno. Qua c'è Sbrodolina, scusate un momento che asciughiamo. Sono giornate tranquille in cui allatterete il vostro bimbo, in cui verrete controllate, visitate costantemente prima di essere dimesse. Una classica degenza, insomma, in cui si rimane lì per scrupolo, per voi e per il vostro bimbo soprattutto, che verrà costantemente visto dai pediatri e voi anche dalla ginecologa, per vedere che tutto proceda per il meglio, e poi verrete dimesse. Quindi nulla di che, diciamo che il grosso è il parto, ecco. Ho chiacchierato abbastanza, tra poco si va a fare la nanna. Ci va a fare la nanna? Sì. Ok, qualcosa mi dice che marca lievemente male. Cioè, c'è un cielo stranero e vento. Ho finito di allattare la piccolina e volevo farvi vedere la pomata di cui vi parlavo, contro le ragadi, e io ho utilizzato questa qui,
aspettate, mi metto più alla luce perché fuori sta venendo, sta per venire giù il mondo ed è nerissimo il cielo. Allora, è della Medela, si chiama pure l'Ancento. E vedete, lo dice anche qua, naturale, è appunto 100% naturale, sì, 100% naturale, quindi anche se ipoallergenica è proprio adatta, ovviamente specifica. Vedete, c'è anche il loghino dell'allattamento, quindi si può tranquillamente ingerire, nel senso che se il neonato la ingerisce non succede nulla. E me l'hanno consigliata lì in ospedale, insomma, quindi mi sono trovata benissimo. È molto molto densa, molto corposa e aiuta tantissimo. Ecco, sta già piovendo, fantastico. Che bella con questa nuova tutina. Che bella tutina. Mi fa effetto perché adesso iniziano a starle le tutine 3 mesi. E quindi sto riuscendo un po' a variare un pochettino, ecco, rispetto alle solite che metteva il primo e il secondo mese. Adesso iniziano a starle quelle 3 mesi, mi fa troppo effetto. Sta crescendo a vista d'occhio. Adesso vi faccio vedere questa splendida tutina che ci hanno regalato una coppia di amici. Guardate che carina, fatti vedere come sei bella, ciao. Ci sono tutte queste applicazioni a cuoricino e adesso inizia a avere sonno perché ha mangiato, è stata su e ci siamo anche lavate, tagliate le unghiette, tutto fatto. Adesso una notta. Addormentata. E ci tenevo a farvi vedere il regalo che mi ha fatto Riccardo, di cui vi parlavo, che poi non sono più riuscita a farvi vedere perché non ho più vloggato. Ok, in questo pacchettino qua, la scatola è qualcosa di meraviglioso, cioè già solo la scatola mi ha fatta innamorare, guardate che carina, è di Morellato. E adesso giro la videocamera perché altrimenti è un po' complicato, già con una mano sola ci sarà da ridere. È un regalo praticamente per la festa della mamma, è un braccialetto di Morellato con la scritta MAM, cioè mamma, con tutti i brillantini nel cuoricino e tutti i cuoricini qua sul... Sembra una collana vederla così, infatti appena l'ho aperto ho detto una collana e invece è un bracciale. E sono felicissima che sia un bracciale perché io adoro follemente i bracciali. Sono una più da bracciali che da collane e quindi quando vedo un bracciale non capisco più nulla. Adesso poi rifaccio il fiocchetto. Allora ragazze, adesso chiuderò questo vlog, così cerco già di editarvelo adesso, ne approfitto che la bimba dorme e che sono ancora sola per iniziare a editare. E concludo facendo un appello a tutti i discount, MD, Eurospin, Lidl, insomma mettete la spesa online anche voi, perché a noi a volte è molto comoda, soprattutto quando devo fare scorta di acqua come devo fare adesso. Quindi niente, faremo la spesa online perché troppe casse d'acqua da soli non riusciamo a portarle, quindi facciamo questa spesa online. Ho anche dei buoni sconto che sfrutterò e niente, quindi ne approfitterò per questa volta prendendo acqua, latte, cose un po' più pesanti, un po' più
che ci mettono in difficoltà in questo momento con la bimba piccola. E quindi domani aspettatevi un video spesa, domani o dopodomani al massimo. E che altro, niente, direi che questo vlog si conclude qua. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, spero che il videovlog un po' casalingo, perché fuori c'è un tempo orribile qui a Torino, vi sia piaciuto. In caso lasciatemi un like e niente, grazie per la visione e ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!